Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Drive for Survival. Che gli ho dato già un'occhiata, quindi questo è l'unico preview che non è una vera preview perché gli ho dato già un'occhiata. Ma partiremo dall'inizio. Appunto per farvi vedere tutto dall'inizio, proprio per voi. Generazione del mondo. Quello che ci dice praticamente che c'è stato un cambiamento nel mondo e tutto ciò che è successo è che c'è stato un impatto sul clima del mondo. E quindi c'è... si è congelato il mondo, ci sono state pandemie, eccetera, eccetera. E le ultime persone che sono rimaste nel pianeta... diciamo non c'è più la legge, sono diventati banditi, eccetera, eccetera. Dunque... non so perché, a parte i fatti colori, perché non si possono scegliere, non so perché siamo incapsulati, non l'ho ancora capito, però non è un problema. F, take, bandage. Perfetto. Apriamo e andiamo nella seconda stanza. Ammo, ammo. Red key card. Ottimo. Questo cos'è? Il compasso, che poi non è un compasso, ma è semplicemente la bussola. La pistola. Attenzione, c'è una pistola qua. Ottimo, non lo sapevo. Unlock. Perché abbiamo preso la keycard rossa. La parte di bella in questo gioco è questa parte qua, ovvero il tutorial. Il tutorial ci dice di come... con un video, come aprire, appunto, i bagagliai delle auto. Quindi col piede di porco, con l'ascia, oppure con la pistola. Sparando e raccogliamo gli oggetti. Una cassa, tasto destro, prendiamo tutti gli oggetti all'interno della cassa. We want you, don't forget to write us team. Thank you. Nice. E quello è il mondo. Ci fai uscire? Ah, ok, di là. Ok. Ok, dobbiamo sopravvivere perché è un survival game. Adesso ci dice di andare nella pompa di benzina. Prendiamo quest'altra bella cesta. E quest'altra bella cesta. Alcune cose le avevo già viste, altre no. Quindi molte cose le sto facendo proprio riscoprendo anch'io. Tipo la pistola non l'avevo trovata e quella cesta non l'avevo trovata. Ok, ci abbiamo 40 crowbar, quindi possiamo aprire e prendere. Abbiamo preso dei soldi. E se non sbaglio, infatti, si può aprire anche davanti. C'è un'altra macchina. L'apriamo. Ci prendiamo una pietra. Piede di porco, perfetto. Apriamo. Oh, occhio, stavo cadendo. Ottimo. Oi, oi. Ok. Andiamo verso il benzinaro, come si suol dire. Verso il benzinaio. Questo c'ha qualcosa? Allora, qua è stato bellissimo. La prima volta che sono entrato in questo gioco, qui, sorpassato questa barriera. Ecco, qui è arrivato un cane. A me è arrivato un orso e mi ha fatto saltare in aria. Tanto che ho fatto un urlo che sono saltati in aria tutti in casa, praticamente. Questa è bellissima, i camper. Sui camper potete salire sul tetto. Molto spesso ci sono delle cose sul tetto. E questi qua sono delle pietre che potete raccogliere. Naturalmente potete usare sempre la crowbar per aprire e togliere le parti del motore. Che...
non ve lo spoilerò. Qui ci abbiamo l'ambulanza, che come tutti i videogiochi ha tanti... ci abbiamo il full pack. Siamo full. Però... no, non possiamo prendere più niente. Ok, però possiamo prendere questo. Allora, i perks li prendete da qua, tipo questo qui, ci costa 3 e non potete ampliare ancora. Ancora non possiamo ampliare. Andiamo avanti. Ok. Ed eccoli là. I nostri nemici non sono solamente gli zombie, che se li sparate in testa muoiono subito. Ma sono anche, ecco l'orso che vi dicevo, che con la pistola un attimo avevo semplicemente... Porco Giuda! Un'ascia. Ok. Non so perché potete lottare. Ciò che uccidete può essere lottato. Ancora? No, fermo, l'ho sentito di nuovo io. Guardalo. Però potete fare anche così, guarda. Ecco. Così l'orso muore e noi ci facciamo male pure noi. Vabbè, però. Oh, abbiamo preso un'ascia. Ok, riprendiamo la pistola, perché qua è casinoso qua. Prendiamo il legno, legno. Spaccato tutto, credo, eh. Possiamo accendere il fuoco. Ok. Un medikit. Prendiamo la cassa, ci prendiamo i soldi. La zuppa. Qui abbiamo un furgone. Una macchina. Sono i tutorial che non ci servono. Possiamo prendere il furgone. Ok, un nuovo rifugio. Quindi giriamo a destra, scendiamo la scarpata, andiamo dritto, saliamo la collinetta e poi andiamo a destra per il colle. Ottimo. Madonna, fa schifo come rumore. Ah! Madonna, c'è un rumore bruttissimo. Scrap metal. Questo non l'ho visto. Allora, vediamo un attimo. Perché io lì avevo visto, proprio qua, oltre che questo barrel che ci interessa, questo. Pick up. Questo ci permette di... Esatto. È scomparso. Cioè, ci permette di scomparire. Ah, ecco, non c'è ancora. Perché scombare? Quando arrivo qua scombare. Facciamo così, allora. Put down. Ok. Pick up. Quando arrivo a scompare. Ok, allora facciamo così, guarda. Allora, siccome queste qui, le mailbox sono, ci permettono di posare degli oggetti per poi riprenderli dopo. Questa è la carne, si può cucinare. Facciamo, cuciniamo intanto sta carne. Ok, craft. Ok, l'abbiamo cucinata, perfetto. Poi andiamo qua. E gli diciamo, posiamo questa e la bottiglia. Prendiamo questo. Andiamo qui. Ah, perché c'è dell'acqua. Ah, la beviamo allora. Ecco perché. La equipaggiamo. E ci prendiamo la benzina. E andiamo a rifillare il nostro furgone. Così abbiamo il pieno.
Naturalmente tutte le risorse, come potete vedere, non sono illimitate, ma sono limitate. Però vi dico subito, questo ve lo dico, ve lo spoilerò, che dopo un tot, diciamo che... put down? No, dopo un tot si riempie di nuovo pian pianino questa cisterna. E riavete di nuovo... No, ho preso... no, perché faccio sempre take? Dove è finita? Ok, ce l'abbiamo. E dopo un po' si riempie. Quindi, diciamo, possiamo tornare a prendere un altro po' di benzina. Almeno, se non mi ricordo male, dovrebbe essere così. Io mi ricordo così, Poi non lo so. Magari dico Fandoni e entriamo nel veicolo. Oh. L'audio dei veicoli non sono tanto belli, Lo capisco. Però la guidabilità non è male. Il comparto audio un po' scarseggia. Tra l'altro quella è la discesa, io non sto accelerando, quindi c'è un po' di fisica. E poi dov'è che dobbiamo andare? E mi sono perso. Ok, ci siamo. Giusto, giusto, di qua. E questo è il nostro rifugio. Per ottenere le macchine dovete metterle all'interno del garage. Quindi se noi andiamo all'interno del garage, lui ci dirà: vuoi entrare? Sì. Questo è il nostro garage. Dove c'è anche una palla che possiamo fare così e giocare a canestro. Punto interrogativo. Costruiamolo. Boom! Abbiamo costruito questo che ci dà benza. Questo è per ampliare il nostro garage. E qui avremo tutto il nostro comparto di macchine. La bank non è altro che il nostro deposito. Il nostro deposito... quando siamo a casa possiamo metterlo lì, infatti lo vedete anche qua, è lo stesso. Lì c'è un orso, non so perché, c'è un orso a casa mia. Wow, l'ho killato con un colpo solo. E naturalmente il tutorial ci dice di prendere le pietre e il legno. Qui c'è il pozzo dove possiamo bere acqua fresca. Naturalmente c'è anche l'acqua quella polluted, come si dice, inquinata, che dobbiamo naturalmente depurare con il fuoco, quindi la craftiamo, accendiamo un falò col fuoco, pom, siamo a posto. Questi cosi li possiamo prendere pure, faremo un po' di grinding di bestia per raccogliere tutto e superare il tutorial. E ci dice praticamente: questa sarà la tua nuova casa. Cinematiche un po' lunghette, però. Un po' lunghette, però ci stanno. Cioè, alla fin fine. Prendiamo anche questo e questo. Queste pietre qua le potete sganciare con un piccone. Quello. Si possono abbattere gli alberi, naturalmente. Se no, che survival era. E andiamo a riparare la scala per poi salire in alto. Sistemiamo la nostra bella cucina. Possiamo accenderci il fuoco. Qui abbiamo la workbench dove possiamo costruire per esempio l'ascia raddoppia e la nostra bank e il letto per dormire. E come... dulcis in fundo. Dicevo, appunto, qui ci dovrebbe essere la cassetta postale. Mi ricordo com'è la luce. C'era la luce, forse, no? Mi ricordo. Andiamo a craftare quello che ci dice di craftare, questo. Ok. Lo accendiamo e ci abbiamo il nostro bellissimo fuoco. Eccola qua. La nostra casetta della posta e come potete vedere
Ci dà del fucile. Quando abbiamo preso il fucile? Ci abbiamo un fucile. Ci dà anche il fucilotto. Quindi se noi andiamo alla nostra banca, che la cassaforte sarebbe, non la banca, possiamo andare a mettere. Questa è crudo o cotta? Gran biscotta. Non lo so. Accendiamo questo. Cuciniamo da qua. Questa la possiamo imparare. E andiamo a cucinare questo. Sono 10 pezzi. Ok. Naturalmente non ce li portiamo tutti. Andiamo qua e direi di prenderci tutta questa roba e lasciamo queste due qua. Così ce l'abbiamo in giro per il mondo, perché la cassetta postale ne troverete in giro tantissime, in svariati posti, e vi permetteranno appunto di prendere gli oggetti. 8 ore dormiamo così poco, sarà buio. E prendere gli oggetti qua e là. In caso vi servano. Sono le 5 del mattino. Facciamo così. Dormiamo 2 ore. Così c'è la luce. Naturalmente soffrite il freddo. Come potete vedere in basso a sinistra c'è. Dovete mangiare. C'è la salute, la mangiare, l'energia, l'acqua che andremo a bere. Ci rifilliamo. E la temperatura. Adesso che abbiamo. Le frecce? Ma le frecce a noi non ci servono. Che me ne faccio delle frecce? Posa le frecce. Dov'è l'arma? Eccola qua. Sì. Ok. M mappa. Per adesso la vedete piccola perché abbiamo esplorato solo questo, ma vi assicuro che è veramente grandicella. Quindi non è piccolina piccolina. Andremo qua. Il rumore della retromarcia è tedioso. Ok, questa era la retromarcia, non la metto più. Perché è bruttissimo. Andiamo a vedere. Dov'è? Sinistra. Sinistra. Andiamo in questo posto. Facciamo questo raid. Questo era il freno a mano. Ufficio. F, spegni il motore. Che è sto rumore? Eccoli qua. Questi sono i banditi. Nel frattempo sentirete un aereo. Non è quello di casa mia. Ma sta arrivando proprio un aereo. Questo aereo ci lascia dei rifornimenti. Infatti ce l'ha appena detto. In base a dove cade, ci lascia una cesta con dei rifornimenti. Tu che fai? Oh, wow. Yeah! Questo non l'avevo mai visto. Il furgone. Non l'avevo visto il furgone qua. Figata. Allora. Sembrerebbe che ci abbia lasciato qualcosa. Eccolo là. Ora spunteranno dei nemici. Non possiamo prendere più nient'altro, no? Le munizioni. Ok. Eccoli qua. Non so perché, ma spuntano i nemici dove c'è la. Dove appare la cesta. Dove viene lasciata la cesta. Vabbè. Sì, un attimo di. Per darci un po' di sfida. Ok. Una volta fatto razzia di tutto ciò, l'Outpost è diventato nostro amico e abbiamo gli NPC che ci vendono la roba. Oppure noi andiamo a vendere la roba. Per esempio, allora, questa fa 5 per 1. 5 per 1 mi sa che è la stessa. 4, 4, 4, 4, 7 più cura sicura. Ok, apriamo questo. E gli vendiamo questa pistoletta. Così possiamo prendere le altre robe. Allora, questo. Ok.
Questa mi sa che è la stessa di prima. Continuiamo a vendere un po' di roba. Facciamo sì, la casetta di posta non si può fare. E qui abbiamo quello che è i costi giornalieri. Tutti questi posti che vedete dobbiamo sbloccarli e naturalmente ogni tanto andarci perché se no ci vengono tolti. Sono dei posti dove noi conquistiamo e poi pian pianino ci vengono tolti. Ok. Ma cos'è questa? L'Olimpia? Questa è 4 per 1, fa schifo. Ah, vendiamo. Toh. Qua c'è una cesta. Buono, soldi. Adesso avete capito a cosa servono i soldi. Qua ci sono delle munizioni. Aspetta, vediamo se riusciamo a sbloccare questo, sì. Shift. Ok. Acquisito. E shift questo. Ok. Ci possiamo portare un po' più roba perché sennò è un po' tedioso fare questo giochino. Qua. Hai lottato? Boh. Qua se non sbaglio c'era altra roba. Questo. C'è una pistola. Ok, vendiamo. Ed aspetta però. Perché mi sa che forse. No, aspetta. Buy back. 2 per 1. È uguale. Scusa, 5, 6, 4, 7, 8. 5, 6, 4, 10. Però la curiosità è più schifosa. La vendiamo. Prendiamo anche questa e abbiamo finito, se non sbaglio. Non c'era l'ultima pistoletta? Ok. Ah, ma anche questo dobbiamo vendere. Perfetto. Ok. Una chest. Cosa c'è dentro? Un barattolo di vernice. Qui. Carote. Un'altra. C'è. Cesta. Che però non è una cesta. Mi sono spaccato mezza gamba. Che c'è il danno da caduta. Ecco, non voglio salire lì. Non so perché continua a ricaricare, però va bene. Polvere di cemento o cemento, non so. Un asse di legno. Questo però non c'è niente, sicuramente. Andiamo a dargli un'occhiata. Niente. Saliamo qua. Ok, e questa? Non la possiamo aprire? Ah, ecco. I semi abbiamo raccolto. Ma quanta roba! Ecco. È un'ascia. Ok. Quindi, questa la usiamo così ci curiamo e mangiamo questa che ci fa bene. No, non era qua. Così prendiamo anche questa e direi di andare a posare a casa questa roba. Madonna, che brutto l'audio. Ho sentito delle voci io, tipo. Ah ah. Tagliamo di qua perché siamo più veloci. Il brutto di questo qua è che non c'è il bagagliaio, invece c'è solo il cassone. Invece se prendete una macchina normale ha il bagagliaio, quindi avete un inventario in più. Allora, andiamo di qua. Questi li posiamo. Posiamo anche questo.
Questo, onestamente, anche questo che non ci serve. Ok. Sbandiamo e andiamo via. Ci andiamo a prendere le ultime cose che sono rimaste di là. Naturalmente i veicoli si danneggiano e dobbiamo ripararli, eh. Ho visto, ah no, sempre un furgone. Scendiamo al volo e andiamo a prendere quelle altre cose che sono rimaste qui. Ah no, questa è la mia bank. Ok, io sto facendo avanti e indietro la spola. No, quella è nostra. Ok, perfetto, perché giustamente è il nostro outpost. Quindi non c'è bisogno di fare avanti e indietro. Ho fatto avanti e indietro inutilmente. Beh, scusate. Allora, prendiamo questo e vediamo di andare da qualche... Tipo... Questo cos'è? Questo è il nostro. Questo è il nostro. Vediamo un po'. Andiamo di qua. Ah. Andiamo a sinistra. Gli zombie possono essere investiti. Ok. Abbiamo liberato il windmill che ci dà acqua. Quindi adesso nel nostro outpost, come potete vedere, il daily cost dell'acqua è ok perché l'abbiamo liberato. Ora, ogni tanto dobbiamo passarci perché questo viene rubato con due B da parte degli zombie, viene riconquistato. Quindi ogni tanto dobbiamo sempre ripassare in questi posti qua. Facciamo un giretto di qua, se riusciamo, perché ho fatto sta strada, non lo so. Ecco. Siamo messi bloccati. Ok. Vediamo se mi ricordo. Ah, lo storage. C'è allora lo storage anche qua. Allora, c'è anche un modo di spingere la macchina. Che fa il bumper. Tipo così. Esatto. Cioè, non proprio così, però era. Ci siamo capiti. Ma sopra che c'è? Scusa, ma qua? Questa non ce la fa a salire. Ma cos'è sto robo? Ma è figo qua. Ah no, è dove siamo spawnati. Oh, c'è una tanica. Ciao, sono tanica a tastiere. Dove siamo spawnati? Ok, quindi non ci interessa. Via. Retromarcia brutta. Un po' anni 80 e di nuovo vai. Visto qualcosa di strano. Oh, Palm Beach. Ok. Ce n'è ancora qualcuno. La figata è questa. Potete sparare attraverso le finestre e uccidete gli zombie. Quando funziona. Così.
E abbiamo liberato un'altra zona. Che questa qua è la zona di pesca in teoria. Almeno così dice il cartello. Cos'è sto coso? Un camion. Ma veramente? Dobbiamo consegnarlo. Dove? Ma è figata. Madonna, fa casino. I rumori sono bruttissimi. Cioè, dobbiamo consegnarlo questo qua. Però non ho capito. Qua sotto. Oddio. È lontanissimo. Desert Junkyard. Ah no, questi sono i posti dove dobbiamo andare. Non so dove dobbiamo consegnare questo qui. Non l'ho capito. Forse questo? Al Mac, no, al Mac Pro Office dove siamo spawnati, non lo so, ma non ce ne frega, lo lasciamo lì. No, crowbar, acqua, bottiglia, così ci ubriachiamo. Questa è la cassetta della posta dove possiamo mettergli roba così non ce la portiamo dietro. Il gabinetto, c'è un'altra tanica. Beh, la benda messa lì non è tanto buona, però vabbè, tanto bella da mettere, però va bene, questa la mettiamo qua. We can do it. C'è un mostro da qualche parte. Ah, eccolo qua. Cippolippo. Ecco, ancora non l'abbiamo liberato sto posto allora. Adesso è liberato. Oh, wow! Ma va. Sti orsi. Luttalo però. Non è tanto bello avere gli orsi così. Niente, volevo capire dove. Non si sa. Sta facendo notte. E naturalmente, se voi entrate in macchina, il caldo non c'è. Non ci abbiamo. Non c'è il caldo. Non c'è niente. Dormiamo per 10 ore. Così diventa giorno. Non è vero perché sono le 5 del mattino. Ed è ancora buio. Quindi dormiamo per altre 3 ore. Ed è di nuovo giorno. Buongiorno, signori. Buongiorno. Raccogliamo queste. Ecco la crowbar. E possiamo andare. Ah, ok. Facciamolo diventare nostro. E abbiamo il fishing. Che sarebbe. Niente, solamente. Cibo. Adesso possiamo andare un po' in giro. E così vedete un attimino un po' la mappa, le varie cose. E vi faccio esplorare un attimino questo posto spaccando la macchina. Spacchiamo di qua. Ecco. Lui fa rumore anche se non c'è. Non potete sparare quando siete sopra la macchina. Non potete fare niente. Ma c'abbiamo il pieno, quindi possiamo andare in giro. Quel ponte lì è percorribile. La macchina della polizia. Ok, quello mi sa che era un amico. Ecco, questo rumore assordante che sentite è proprio il rumore della macchina. Che è proprio orrendo come rumore fa. Questi sono dei deficienti che moriranno sotto i copertoni della mia macchina. Lo facciamo un saltino. Questo è il ponte che vi dicevo, l'autostrada che vedevate. E
e lì ci sono le altre macchine, gli altri veicoli. Questi sono dei super boss che ancora non ho capito come si uccidono. Però dietro di noi c'era... un'altra macchina. Allora... qua, volendo... ma non so se ce la facciamo da qui. E secondo me da qua non ce la facciamo. Volevo farvi vedere... prima di chiudere il gameplay... vediamo se riusciamo a fregare il gioco. No. Aia, ma c'è un orso. Ci ha spinto. Comunque, come potete vedere, si è spaccata un po' la macchina. E possiamo riparare, naturalmente. Ok, facciamoci sta strada di qua. Lì c'erano delle bacche da prendere, qui si congela. Stiamo salendo, ok, ottimo, ce l'abbiamo quasi, ce l'abbiamo quasi, ci siamo quasi, volevo dire. Qui ci sono sempre questi mob gigantus. Qui c'è una macchina che sta esplodendo. Un'altra. Che queste qua. Allora, queste qui. Possiamo fare così. Scrappiamole. Ok, prendiamo dei metalli praticamente. Fatto questo, saliamo. Abbiamo perso velocità. Orsi. Questo è un outpost che possiamo liberare. Visto una cosa. Fermi tutti. Questa è la prima volta che la vedo. Fico. Allora, questi qua sono nostri amici praticamente. Ci aiutano. Vedete? Uccidono gli zombie. Allora ci sta dicendo che la fishing cabin è under attack, eh? Cioè, se non andiamo a liberarla, perdiamo il fishing. E questa è l'autostrada. Dove è piena di altri banditi che ci vogliono uccidere. È tipo questo che ci ha ammazzato. E possiamo rubargli... le auto. E gli abbiamo fregato la macchina. Così imparano. Poi ci sono anche quelli che non sono cattivi comunque, eh? Non tutti sono cattivi. C'è il grocery. Liberiamo anche sto posto. Wow, wow, che è un cane? C'è un altro. Sarà fuori? Ah no, qua è. The last one. Ok, abbiamo liberato anche la grocery, che se non sbaglio non ci dà niente per quanto riguarda... infatti. Forse, vediamo. Non ce l'abbiamo. Ci mancano delle risorse. Bene, signori, io direi di chiudere qui il nostro gameplay. Spero che vi sia piaciuto. Naturalmente non lascio nessun giudizio, ma aspetta a voi... ma mentre io sto parlando però non è bello. Aspetta a voi capire se vi piace oppure no.
Come sempre, aspettate che mi chiudo dentro perché sennò qua ci ammazzano. Come sempre, lasciate un commento o un like e se vi va iscrivetevi per supportare il canale. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.